Annalisa Spinelli, responsabile del centro screening oncologici dell'ASP di Catanzaro. Oggi un'importante iniziativa che vede in primo piano il Dipartimento di Prevenzione insieme alle strutture ospedaliere del presidio ospedaliero di Soveria Mannelli, insieme per combattere il cancro. La lotta contro il cancro rappresenta infatti una delle principali priorità del Sistema Sanitario Nazionale, perché tutti sappiamo quanto costa la presenza, in termini non solo economici ma anche in termini sociali, la presenza di questa malattia, che rappresenta ancora oggi la seconda causa di morte e che ha un elevato impatto quindi economico e sociale. L'invito a tutta la popolazione di tutto questo territorio è quello di aderire ai programmi di screening oncologici, eseguendo gratuitamente degli esami che possono permettere di salvare le vite. Infatti lo slogan di questa iniziativa è: la prevenzione ti salva la vita. Come? Se si appartiene a determinate fasce di età, si possono eseguire gratuitamente il PAP test per la diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero, oppure la mammografia per la diagnosi precoce del tumore della mammella dai 50 ai 69 anni, e sempre per la fascia di età per uomini e donne si può effettuare la ricerca del sangue occulto nelle feci per la diagnosi precoce del tumore del colon retto. Si tratta di scelte individuali, il nostro compito è quello di sensibilizzare la popolazione ad aderire, cercando di sfatare quello che può essere la radice della nostra cultura, che ci vede molte volte vittime di un fatalismo che ci porta a pensare che queste attività di prevenzione non possano avere un'utilità. In realtà dal cancro si può guarire, si può prevenire con uno stile di vita corretto e si può effettuare una diagnosi precoce che può permetterci di parlare di guarigione.